Io ricordo a chi ci ascolta che, uh, attenzione, guardate che gli ordinamenti federali non è vero che non sono capaci poi di uh, grandi sforzi solidali di riequilibrio. Pensate solo alla uh, tassa pagata per anni e anni e anni e anni, anni, che ancora si paga in Germania, quando è venuta la riunificazione e quindi quando uh, l'ex DDR apportava uh, un reddito medio pro capite e un prodotto uh, che era uh, una frazione molto più bassa di quella della media, ovviamente, della ex Repubblica federale tedesca. E in quel caso si è messo in moto un grande fondo, da una parte, un fondo misto pubblico privato per uh, Um, fare una grande ristrutturazione dell'economia dell'est avviandola al mercato uh, la Trojan si chiamava così e dall'altra però un uh, grande fondo uh, fiscale per investire aggiuntivamente in quella regioni. Quindi l'ordinamento federale non significa incapacità di un equilibrio sistemico per far fronte ad alcuni obiettivi, però quegli obiettivi sono dichiarati e misurati nel tempo, mentre da noi è un andamento inerziale e strutturale che va avanti così e eh, va avanti così senza che in realtà sia stato possibile eh, ridiscuterlo. Adesso poniamoci un altro problema e iniziamo a dare una risposta dopo la pausa dell'informazione stradale. Questo problema è vivissimo in tutta Europa, cioè la verità è che se la Unione, il Regno Unito se ne vuole andare dall'Europa, eh, stiamo parlando di questa stessa cosa in realtà, se la Catalogna rispetto alla Spagna... Um, ha puntato i piedi eh, e ha un processo indipendentista, stiamo parlando di questa stessa cosa. Allora è un fenomeno che in Europa eh, è diventato molto più acuto di quanto non fosse quando eh, anni fa si è iniziato a parlare in Italia e poi non si è fatto nulla. Allora cerchiamo di capire eh, se noi andiamo avanti così e restiamo immuni da quello che succede in tante altre parti d'Europa. Intanto, strade. Eccoci tornati in diretta. Abbiamo preso spunto dai conti della spesa pubblica regionalizzata Lombardia 2265 Euro Pro Capite, Veneto 2007, eh, Lazio 6.000, eh, Sardegna 5.000 e eh, così via. E, eh, per interrogarci è giusto andare avanti così o bisogna riequilibrare. 20 anni eh, però di tentativo fallito del centrodestra. Eh, quello che chiedo Alessio Morosin è in di un centrodestra che questa bandiera l'ha abbassata, perché, insomma. Parole povere, la Lega ormai è nazionale, guarda, vuole espandersi al sud, fa della lotta all'immigrazione la, la questione fondamentale all'euro. Nel frattempo, il Regno Unito ha un problema con la Scozia, la Spagna ha un problema con la Catalogna. Eh, voi, sia pure dal vostro punto di vista, insomma, che è dichiaratamente indipendentista, che pensate di questo bilancio di questi anni? Ma allora intanto ha detto bene lei che la Lega è diventata un partito italiano, un partito quindi che non rappresenta più i territori dei quali è partita e questo è un dato fondamentale. Ma alla drammatica situazione dei numeri che lei ha illustrato con Dovizia io vorrei aggiungere anche un'ulteriore un osservazione, che è più grave ancora eh, eh, Giannino, ed è questa il residuo fiscale per esempio nel Veneto il Veneto dà circa 70 miliardi di euro uh, uh, allo Stato all'anno quindi un prelievo di 70 miliardi lo Stato ne spende circa 40 poi, eh, e quindi abbiamo un residuo fiscale di 20 e qualcuno si chiede gli altri 10 cosa sono gli altri 10 sono la beffa perché noi oltre a non produrre a non concorrere a produrre il debito pubblico abbiamo anche un prelievo a titolo di interessi sul debito pubblico che producono gli altri, quelli meno virtuosi, e quindi abbiamo la beffa perché sostanzialmente oltre ai 20 miliardi ripeto, di residuo fiscale, cioè di somme che vengono prelevate dal territorio veneto e non spese in favore del popolo del territorio veneto, abbiamo anche 9 miliardi di interessi sul debito pubblico degli altri. Vuol dire che 5 milioni di veneti pagano, sostanzialmente hanno un costo loro di circa quasi 29-30 miliardi all'anno di somme che non trovano giustificazione nel momento in cui vengono prelevate da questo Stato vessatore. E quindi ogni cittadino veneto grossomodo paga... 4.000 euro a testa per residuo fiscale più altri 2.000 circa un po' meno di interesse sul debito pubblico, 6.000 euro a testa, che vuol dire una famiglia media di 4 persone, marito, moglie e due figli, vuol dire 6 per 4 fa 24, 24.000 euro all'anno minori disponibili. Questa è la follia, la follia. L'altro aspetto, e non serve illustrarla, mi fermo qua perché i numeri parlano, l'altro aspetto, abbiamo un debito pubblico che non si riesce a ridurre, 2200 e rotti miliardi. Renzi si accinge a toccare, anzi vuole imporre la modifica della Costituzione del titolo V, gli articoli 116, 117, la ripartizione delle competenze, la prevalenza dell'interesse nazionale e quant'altro, ma non viene toccato in termini rilevanti l'articolo 119, che ha due vere falle, il terzo comma è quello che parla che lo Stato, la legge dello Stato, istituisce un fondo perequativo noti noti, senza vincolo di destinazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante. E il quinto comma che dice che per promuovere lo sviluppo. E per rimuovere gli squilibri lo Stato destina risorse aggiuntive ed effetto interventi speciali in favore dei comuni, città metropolitane e regioni. Cioè noi capiamo che siamo in un contesto, come diceva bene il professor Lottieri, che è irriformabile dall'interno, che non ha più gli strumenti, non ha più alcuno strumento, non ha più la credibilità e non ha più i mezzi, non ha più nulla per potersi autoriformare. Ecco perché indipendenza Veneta. Sta prendendo piede, al di là dei neodemocristiani alla Zaia e del centrodestra, che è una vecchia categoria del passato, perché noi siamo un movimento trasversale. Indipendentemente non gliene frega nulla di destra e di sinistra. Categorie del passato, categorie dell'imbroglio, categorie che sorreggono molto il baro. Aspetti un secondo, perché io, naturalmente, ho un mucchio di ascoltatori che adesso dicono: Ah, questa è propaganda politica, fai disinformazione. È tipo Roberto, davvero. Caro Roberto, questi sono i numeri della spesa pubblica per ragione disinformazione, io parto dai numeri, io vi pongo una domanda. Eh, rimanere così? Siete convinti che sia giusto? Faccio un'osservazione, con la riforma della Costituzione, che oramai è barata, c'è solo la quarta votazione e poi si va a referendum a ottobre, il meccanismo di una maggiore autonomia finanziaria non è toccato. Quindi noi andiamo inerzialmente avanti in questa situazione. Io credo che sia fisiologicamente sbagliato. Non credo al fatto che domani l'Italia si spacca. Io credo semplicemente che a questo dato di fatto noi non abbiamo trovato una risposta. Ci sono risposte dati da altri ordinamenti europei che sono molto più efficienti eh, da questo punto di vista, persino la Francia centralizzata, che a me non piace come modello, però è più efficiente perché se voi andate a vedere qual è la percentuale di spesa locale, il divario all'interno della Francia, dove anche lì esistono differenze di reddito, eh, non come quelle italiane ma ci sono, è molto meno disperso e complesso. Minore percentuale di dipendenza dai trasferimenti pubblici in eh, praticamente il 60% al mezzogiorno, come i dati indicano nel nostro paese. Allora, questo è un meccanismo di squilibrio economico complessivo, vale per l'Italia. Questa roba ci fa crescere di meno perché noi consideriamo intoccabile questa che è un'eredità storica nata da concrezioni di concentrazione di spesa in alcune parti d'Italia piuttosto che in altre. Io ci metto in primis anche la regione, istituto speciale. Non so se è chiaro perché altrimenti mi potreste accusare davvero a quel punto di vista di fare disinformazione. Questa è la fotografia la fotografia di un centrodestra che ha promesso una cosa che clamorosamente non ha fatto e una sinistra che a volte riconosce che questo problema c'è ma che poi quando si tratta di fare la riforma della costruzione che crede, non lo tocca allora io mi limito a dire cari ascoltatori che così noi non andiamo avanti bene, capite? non andiamo avanti bene, perché se voi vi aprite, e eh, qui mi rifermo per fare un'altra domanda all'ottieri eh, sul sito dell'agenzia delle Entrate, la stima annuale che fanno per esempio della Coefficienti eh, delle percentuali perdonate, di evasione stimata, eh, quindi nasometrica, imposta per imposta, troverete che nelle regioni dove è più alta la spesa pubblica sul PIL, lì si concentra a livello provinciale, per esempio, la percentuale di evasione dell'IVA superiore al 40%. Capite che c'è una correlazione da questo punto di vista? e Sto dicendo una correlazione, non un meccanismo di causalità. La correlazione sono due cose che possono coesistere in certo il motivo logico, economico, statistico che le lega. Però ci sono delle cose che ci dicono che noi condanniamo una parte d'Italia a dipendere sempre più dallo Stato di fronte alla quale chiudiamo gli occhi di fronte a illegalità, tant'è che alcuni di voi per esempio alcuni ascoltatori dicono sì, però Giannino guarda che lì se tu chiudi il rubinetto al sud poi la mafia vince e stravince la camorra siete sicuri che non dipenda anche da quale quantità di risorse pubbliche che loro intermediano direttamente, se andiamo a vedere le indagini, gli appalti eccetera eccetera da quelle parti, per esempio o pensate che Cantone risolva tutto, io penso che Cantone non sia Mandrake che risolve il, dovunque i problemi allora io mi limito a segnalare questa questione abbiamo sentito due voci, non sono curiosi quelle della destra e della sinistra tradizionale, eh, però pensateci, cari ascoltatori, perché i numeri dicono questo e propaganda. Io non ne faccio. Continuate con Radio 24.